Bene, io sono Pippo Gurrieri e ho fatto per quasi 40 anni il ferroviere, facevo lo stesso lavoro di Pino Pinelli, cioè il manovratore, e pur essendo più giovane mi sono incrociato con dei colleghi, uno in particolare che ha preso il suo posto allo scalo di Milano dopo la sua morte. Questo collega siciliano come me, poi noi ci siamo incontrati negli anni 80 in Sicilia e da lui ho potuto avere una serie di testimonianze indirette chiaramente il Pinelli Ferroviere, che è un aspetto di cui si parla poco perché purtroppo pare che la vicenda Pinelli cominci nel 2000, il 15 dicembre del 69, dopodiché ciò che lui faceva, al di là dell'impegno politico, è poco noto. In realtà lui era un gran lavoratore, una persona, a quello che mi hanno detto, stimatissima nel posto di lavoro, perché aveva un grande senso di umanità, perché era sempre disponibile. Nel nostro lavoro c'era sempre bisogno, è un lavoro che senza un rapporto di fiducia con gli altri diventa molto pericoloso, e lui era uno di quelli che garantiva questo tipo di relazione, soprattutto con i più giovani, li aiutava, li copriva, suggeriva, e quindi quello che rimane di lui, che è rimasto di lui, era questo modello di uomo che era noto come anarchico, ma era soprattutto di un uomo, di un lavoratore in gamba, disponibile e onesto dal punto di vista che noi chiaramente concepiamo come onestà, un'onestà intellettuale. Io poi chiaramente non ho mai conosciuto altri ferrovieri, però c'è un libro che amo ricordare, che è La Paloma di Castellaneta, che è un libro che è uscito negli anni, credo, fine anni 70, ed è l'unico libro, è un romanzo che in realtà però narra molto della vita di Pinelli Ferroviere, quindi si vede che l'autore ha fatto delle ottime ricerche, ed è il libro in cui c'è tutta la vicenda anche lavorativa di Pinelli, del suo tran tran quotidiano, dei suoi problemi, fino chiaramente alla vicenda poi di Piazza Fontana e dell'omicidio, dell'assassinio. Quel libro, io quando l'ho scoperto, e lavoravo allora in Piemonte, mi sono subito innamorato di questo libro perché c'era non solo l'elemento del lavoro comune che mi coinvolgeva, ma mi coinvolgeva anche la forma e la passione con cui è stato scritto quel libro. Io di quel libro ho fatto decine e decine di regali perché amavo che si conoscesse anche il Pinelli Ferroviere nel nostro ambiente, dove era noto solo come la 17ª vittima di Piazza Fontana. Poi naturalmente noi negli anni 80 abbiamo costituito in Italia l'UFAL, che era l'Unione Ferroviaria Anarchici e Libertari, perché abbiamo trovato un ambiente molto ricettivo alle nostre posizioni. Ci siamo trovati in Italia parecchie decine di ferrovieri anarchici, e chiaramente abbiamo sempre amato ricordare nelle ricorrenze Pino, soprattutto anche con dei manifesti che abbiamo fatto circolare a livello nazionale. Questo posso dire, questo mi onoro di avere appartenuto a quel mondo di lavoro che ormai è anche abbastanza stravolto, cui apparteneva anche Pino Pinelli, e aver fatto sempre lo stesso tipo di lavoro, il manovratore nelle Ferrovie dello Stato. Nel dicembre del 69 ero ancora un giovane comunista, avevo 14 anni, militavo nella FIGC. E chiaramente siamo rimasti tutti sconvolti dalla vicenda, e naturalmente, essendo allora anche la sinistra riformista schierata su Piazza Fontana, pur con tutte le sue ambiguità, bene o male, il fatto venne preso come un elemento di critica soprattutto ai fascisti in quel caso e anche ai servizi deviati. Però io poi transitai nel movimento anarchico poco dopo, esattamente nel 71, e transitai nel movimento anarchico nel pieno della campagna di controinformazione su Pinelli e di campagna per la liberazione di Valpreda. Quello, diciamo, rappresentò per i 2 o 3 anni successivi il nostro impegno quasi unico, a parte le cose locali che si facevano, di distribuire materiale, di attaccare i manifesti. Ci sono prese delle denunce, la mia prima denuncia in assoluto da anarchico l'ho presa per un manifesto sulla strage di Piazza Fontana, era firmato solo agli anarchici, ma era clandestino, che mi avevano dato dei compagni di Roma,
dove c'era semplicemente scritto Pennelli è stato assassinato, Valpiede è innocente, la strage di Stato, queste cose. E diciamo, sono di quella generazione che si è formata politicamente sulla controinformazione su Piazza Fontana ed è quella controinformazione che ha avvicinato a noi tanti ragazzi, tanti giovani, tanti compagni, a dimostrazione del grande boomerang che a parere mio rappresentò la strage di Piazza Fontana, perché fu quella situazione che diede un grande impulso al movimento anarchico, gli diede fu la molla che fece uscire anche gli anarchici da una sorta di limbo in cui eravamo o erano chiusi e che rilanciò il movimento, tant'è che la prima vittoria fu la liberazione di Valpreda, ma noi senza quasi pause finimmo con Valpreda e cominciammo col Giovanni Marini, che fu l'impegno poi nazionale più grosso successivo degli anni successivi, la campagna per la scarcerazione di Marini e di controinformazione sugli avvenimenti che erano accaduti a Salerno. Quindi posso dire che mi sono formato politicamente attorno alla vicenda di Piazza Fontana, attorno alla situazione di Pinelli, che poi è stato subito un personaggio che abbiamo amato, abbiamo fatto nostro e che ci ha aiutati a crescere, a diventare degli anarchici più maturi.